E sarebbe? Senza paura. Buona fortuna. Buona fortuna anche a te. Bel colpo, Bowman. Davvero un'idea geniale. Ti sei vestito come un ridicolo manichino. E qual è il risultato? Il grande e potente Cooper Alden, come al solito, si aggiudica il premio. Signor Alden, a Pine Valley un uomo molto malato di nome Carter Jones ha picchiato Dinah Lee. E chi sarebbe questo Carter Jones? È una lunga storia, ma per fortuna quell'incubo ora è solamente un ricordo. Tu? Jeremy. Come mai sei qui? È una cosa che non ti riguarda. Clay, puoi prendermi un aspirina, per favore? Non mi sento troppo bene. Sì, sì, certo. Vieni. Scusate. Stacy, cos'hai? Ti senti male? Oh, sono veramente distrutta. Ho un gran mal di testa. È come se qualcuno mi martellasse nel cervello. Di un po', quanti bicchieri di champagne hai bevuto? No, non lo so. 2, 3, 4 bicchieri. Non ricordo, che vuoi che mi importi? Importa a me, vieni, ti porto a casa. Sean, non lo capisci? Che resterò sola per il resto della mia vita. Ma no, andrà tutto bene, no, vedrai. No, ti prego, non cercare di consolarmi, ok? Sappiamo benissimo tutte e due che la realtà è molto diversa. Scusami. È meglio che vada a casa. Certo, sì, vado vieni, a casa. Ti accompagni. Tutto qui. Stacy? Aspetta, se vuoi andare via, ti accompagno io. No. Dammi. Posso portarla a casa io? No, insisto. Per me non è un disturbo, Clay. La mia macchina è proprio qui davanti. Vieni. Allora, quello è Clay Alden. Sì. Ma ti senti bene? Sì, sì. Ma tu cosa ci fai qui? Ero preoccupato per te, per questo sono venuto a trovarti. Sei venuto a Corinto per vedermi? Ma come sapevi che ero dagli Alden? Sono passato a cercarti al tuo appartamento sopra il locale e Luis mi ha detto che ti avrei trovata a Villa Alden. Jeremy, perché sei preoccupato? Dimmi, è successo qualcosa di nuovo? Possiamo andarcene. Vorrei parlare con te con calma. Si tratta di qualcosa di grave? Dinah Lee. Ho paura che tu sia ancora in pericolo. Prescott, di ritorno così presto? Avevi paura di trasformarti in una zucca a mezzanotte? No. No? Non vorrei dirmi che non sei riuscita a trovare qualcuno che ti facesse girare la testa, vero? No, non è neanche per questo. Davvero? Allora, perché non mi riveli questo grande segreto? Volevo stare insieme a te. Non hanno ancora trovato il suo corpo. Fortunatamente no, Dinah Lee. E questo cosa significa? Che potrebbe essere vivo. Perché la pensi in questo modo? Perché il suo corpo sarebbe stato trascinato a riva. Beh, la corrente del fiume potrebbe averlo portato lontano, magari a molte miglia di distanza. È impossibile. Ma Carter deve essere morto. Senti, sei venuta sola alla festa? Sì. Ti dispiace venerdì adesso? Ti porto a casa, c'è qualcuno da te. Sì, sì, c'è mia sorella Anna e Luis resta fino a tardi la sera. E ho anche delle robuste serrature e non c'è bisogno che mi accompagni, credi? Voglio venire con te. Non so spiegarti, ma ho un brutto presentimento. Voglio vederti a casa sana e salva. Sì, va bene. Ecco la tua birra. Sei tu la proprietaria? No, è Dinah Lee Mayberry, ma non c'è questa sera. Posso avere un whisky? Adesso, dolcezza, è tardi, ormai sto chiudendo. Come ti chiami? Maggie. Conoscevo una ragazza che si chiamava Maggie. Lo sai che hai dei bellissimi capelli? Visto che sei così gentile, ti darò da bere, contenta? Uno scotch liscio. Mi è successa una cosa strana. Ah, a volte capita, dolcezza. Ho ritrovato una mia cara vecchia amica.
E questo ti ha reso felice, tesoro? Estasiato. Bene. Avrei voluto passare più tempo insieme a lei. Abbiamo tante cose da dirci. E questo è il bello dei vecchi amici. Li ritrovi sempre. Allora, vogliamo andare via? Sei pronta? Sì. Vieni.